Ciao, sono Elena Sofia e svolgo il servizio civile presso la Biblioteca di Novara dell'Università di Firenze. E il libro che ha inciso maggiormente sulla mia vita, specialmente sulla fase adulta della mia vita, è stato Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf. Un libro uscito nel 1929 ed è una specie di manifesto femminista tipico di quegli anni, ma è rilevante anche oggi. Virginia Woolf infatti inizia enucleando la domanda che le viene posta maggiormente, che è perché non esistono molte romanziere donne che siano al pari degli uomini. E lei da questa domanda, che comunque le veniva spesso posta anche a modo di provocazione, diciamo smaschera un po' tutta l'ipocrisia di quegli anni, dicendo che comunque non ci sono delle grandi donne romanziere, non perché non fossero in grado, ma perché non veniva data la possibilità. Ed estende poi questo concetto non soltanto alle donne artiste, ma al genere femminile in generale. E è un libro che secondo me è un classico, e appunto le tematiche trattate sono importanti anche oggi.